Da quando ragazzo era stato bambino, aveva abitato una casa adiacente ad un teatro e dal verde giardino il recitar degli attori si sente. Lo spettacolo che è molto colorato, per buona parte anche molto divertente, ci sono tantissime canzoni, anche perché poi noi insomma citiamo anche un po' i musical e soprattutto diciamo gli show di Rai 1 del sabato sera degli anni più o meno 80, insomma degli A Scala, Don Lurio, che tanti anni fa, quando io avevo 14 anni, vidi a Napoli, io sono di Napoli e all'epoca quindi chiaramente vivevo a Napoli, abitavo vicino a un teatro che si chiama il teatro Politeama, che sta via Monte di Dio, e lì assistetti a un musical curato da Domenico Modugno. In scena c'erano lui insieme a Catherine Spack, proprio appunto tratto dal Cirano di Rostand, e quindi mi innamorai sia anche un po' insomma di questa forma diciamo appunto di teatro che usava appunto anche la canzone, la danza e così via, e poi mi innamorai anche proprio molto anche proprio della vicenda che coinvolge i protagonisti del testo proprio di Rostand. Questo è uno spettacolo che in generale, insomma, tra l'altro insomma, siamo stati fino all'altro giorno anche a Palermo, siamo stati al Biondo. È uno spettacolo che in generale insomma, diverte pure, però poi per molta gente c'è anche, come dire, c'è anche un livello anche di commozione. Però è anche vero che però poi dopo gli applausi in qualche modo anche un po' lo negano questo momento diciamo di forte commozione finale, però non vi racconto perché poi gli applausi lo negano, nel senso che dovete venire appunto qua a scoprirlo. Quindi in genere, come dire, il pubblico esce, come dire, in genere molto molto contento, forse appunto anche un po' commosso e a volte forse anche un po' canticchiando. Qualche riccio, qualche duccio, mezza scodella di sanguinaccio e altre cose così a casaccio, però passate per il setaccio. Rossana classicamente è la ragazza bellissima che fa innamorare principalmente per questa sua bellezza. E Arturo Cirillo ha deciso di concentrarsi su questi tre personaggi, su questo triangolo amoroso, non tanto a partire dalle loro qualità esteriori, quanto dal loro invece desiderio di essere compensati. Quindi da questa ricerca di questo ideale, e non tanto appunto di un uomo o di una donna in specifico, ma sì, di qualche cosa, di un sentimento che li renda che renda giustificabile la loro vita. Ma appunto la storia più che di amore è una storia di rivincita di tre personaggi che si sentono profondamente dei disadattati, proprio perché pensano di non essere meritevoli di amore. Alla fine della storia questa ragazza raggiunge una sua consapevolezza, non raggiunge l'amore, sappiamo tutti che purtroppo ci sono ben due morti in una, per citare proprio Rostand, ma raggiunge una sua consapevolezza attraverso il dolore che prova nel capire che non bisogna andare alla ricerca di qualche cosa che si sa già dall'inizio che cos'è.